fatto senza precedenti. Sì, beh, avremo, se con la sede vacante ci sarà l'elezione di un nuovo Papa, che sarà il Papa che governa la Chiesa, e poi ci sarà invece un Papa che ha fatto la rinuncia e che quindi non governa più la Chiesa, ma con la sua vita di preghiera, di studio, continuerà a servire la Chiesa profondamente, e lo sentiremo in unione con noi, ecco, ma non sarà più colui che governa concretamente l'istituzione della Chiesa.